Il programma è realizzato in collaborazione con Zenato Azienda Vitivinicola, Turri Olio di Frantoio dal 1951. Bellini, particolare e inconfondibile. Ma Custoza o Lugana? Ho un'incertezza. Perché? Perché Massimo mi ha detto oggi pesce spada. Una tartara addirittura, quindi pesce crudo con le verdurine. Quindi devo cercare di capire, però adesso lo vedo lavorare e poi deciderò, perché sono tanti sapori, quindi bisogna essere sicuri del vino che si sceglie. Intanto vediamo subito gli ingredienti che Massimo e Anna useranno. 250 g di pesce spada, scalogno, prezzemolo tritato, sedano, pomodoro ramato, 30 g di olive taggiasche, 20 g di capperi dissalati, 20 g di zenzero candito, 2 lime, sale, pepe mulinello e olio extravergine d'oliva del Garda. E andiamo allora con questo pesce spada. Ma Massimo, dove sono le pentole? Non vedo olio a soffriggere qui. Oggi non servono le pentole, perché adesso ti insegno, ti svelo il segreto per una squisita tartare. Quindi se a casa vi si rompono i fornelli sapete bene cosa cucinare anche la sera. Esatto, esatto. Allora diciamo che generalmente la tartare la conosci di carne, utilizzando la parte di filetto, dove comunque accetta bene anche l'uovo, il parmigiano. Invece noi prepariamo una tartare di pesce, in modo particolare pesce spada. Quindi andiamo un po' incontro alle ricette tradizionali che vede soprattutto coinvolto come tipo di pesce, sempre pesce molto morbido, sempre pesce bianco che può essere branzino, oppure addirittura il famoso tonno, no? La tartare di tonno. Quindi noi andiamo con lo spada. Naturalmente ho un bel pezzo di spada, bello sodo, morbido allo stesso modo, deve essere freschissimo, chiaramente, come per qualsiasi tartare. E l'ho tagliato semplicemente a fettine per poi tagliarlo a listarelle per poi tritarlo. E io cosa faccio? Scusa. Te nel frattempo mi prepari una tartare invece di verdure. Puoi mettere un po' di scalogno, basta così, perché è molto forte, sai, tra l'altro devi pensare che mantiene tutto il suo sapore forte. Io intanto procedo con la mia tartare, tagliustele pure sottili, perché il risultato deve essere sottile, sottile, sottile. Allora, cos'è che ci chiede una buona tartare? Notate la velocità. Sarebbe già appetitoso così. Dobbiamo un po' però inserire dentro un po' di aspro, un po' di acidulo. Allora, cosa vado a inserire? Delicatamente un po' di scalogno, perché ripeto, poco, in quanto da crudo il sapore è forte, violento, esplosivo. Vado a inserire dentro un po' di prezzemolo, che mi dà un tocco un po' di erbaceo. Vado a tagliare semplicemente un limè, in questo modo. Sì, che poi adesso un po' di succo, è anche semplice trovarli, che lo cuoce tranquillamente anche nel supermercato lo trovi ovunque ormai, no? Allora, il lavoro di cuoco, quando c'è la passione, è anche intuizione. Quindi devi un po' conoscere le basi e andare a inserire dentro, un po' anche a piacimento, no? Pomodorini posso metterli? No, si sta scherzando. Poi vai a inserire, vai a inserire anche i pomodorini. Cipollina poca, perché ho inserito dentro un po' di scalogno, un altro giro. Olio di oliva, limè, sì, un po' di limè. Preparato la tartare, adesso dobbiamo comporla, mica la possiamo presentare così nel piatto, vero? Allora, io vado a preparare la terrina. Allora, con uno stampino semplice vado a inserire come base il pesce spada, quindi la tartare di pesce spada. Con operazione semplice crea un po' di pressione in questo modo. Fammi vedere. Così. Guarda, allora, andiamo a inserire la tua tartare. Profumatissima, grazie brava, anche al cappero, certo. Perfetta. Bella soddisfazione. Prenditi un po' i condimenti. Ci siamo. Componiamo, allora, secondo te? Beh. Secondo me io metterei la tartare. Certo. Allora, vediamo se siamo stati bravi, vero? Se resta in forma e voilà. Ma questo cos'è? Ma sarebbe un primo, un secondo, un antipasto? Cos'è? È un antipasto, un antipastino, può essere anche un piatto di mezzo. Cioè, da pranzare, un pranzo così, con un buon bicchiere di vino, fresco. Poi quando inizia il caldo, poi... Certo. Non è che viene proprio tanta. Diamogli un po' fame. Di colore, no? Sì. Allora, un po' di prezzemolo così. Facciamo un po' arlecchino, dai. Pomodorini. Metti un po' di pomodorini. Sì, sì. Che prendo il mio... Ma va bene anche con la manina, perché devi sì, distribuirlo vero. Bene. A me piace farlo in cucina. Bene, sì. Così, cioè, basta. Qua gli fai un altro mezzo giro con i capperi, poco. Un'intuizione, così. Ecco. Bene, e chiudi col sedano. Sai che io non sono molto intuitiva, comunque. Paio di olivette in giro. Un
Anche questo con le mani? Ah, sempre con le mani. Un po' di olivette. Vai, perfetto, vai. Guarda che bello che è. Voi dovete capire, la cucina è un'arte. Vado, giungi, così? Sì, sì, che Stefano aspetta. Basta, stop. Macinatina di pepe. Che enfatizza un po' i sapori. Basta, stop. Meraviglia! Voilà. Allora, io ti dico, se Stefano mi fa l'abbinamento giusto, un vino un po' strutturato, fresco così... Stavolta... Pranziamo la grande. La facciamo proprio. Ragazzi, complimenti. Un piatto bellissimo, che richiama... la fantasia ma anche la voglia d'estate. Allora io ho pensato a un Lugana, un Santa Cristina di Zenato, perché secondo me l'armonia dei sapori che ci sono in questo piatto si sposano bene con i profumi del Lugana, questo vino che è un po' il cavallo di battaglia dell'azienda, forse il marchio più conosciuto, ed è frutto di una selezione attenta delle uve e di un lavoro eccezionale che rispecchia la tipicità lacustre del Lugana. Fa bene a scegliere questo vino qua? Ma ti dico, non solo, molto bene. Poi in realtà, Stefano, io sono un po' emozionato perché questo piatto mi ha coinvolto. Pesce spada dello Stretto di Gibilterra, i capri di Pantelleria, l'incontro con l'olive artesane, adesso anche il Bon Provenza. L'olio giusto? Eccezionale. Ma molte emozioni in 5 minuti in realtà, perché hai visto? Certo. Velocissimo, vero Anna? Ma a cena l'Anna me la invito a me. Ci vediamo la settimana il piatto prossima. Me lo porto via io. Sempre qui a Sinfonia dei Sapori. Se volete rivederci, digitate su YouTube il titolo della nostra trasmissione. Cin cin. Particolare e inconfondibile. Zenato azienda vitivinicola. Turri, olio di frantoio dal 1951. Vi ringraziano per l'ascolto.